Beati gli afflitti perché saranno consolati. Tutti siamo afflitti, chi per un verso, chi per un altro, perché questa è valle di lacrime. È vero che noi uomini ci affanniamo per mutare la valle di Acor in valle di letizia e fare di questa terra una aiuola di delizie, di gioia, ma resta sempre valle di lacrime, perché tutti siamo sotto il mistero della croce. Ecco perché chi per un verso, chi per un altro, abbiamo delle afflizioni e delle tribolazioni. Però il Dio di ogni consolazione ci consola, e la voce del Maestro ci dice: anche se di giorno dovete mangiare il pane della tribolazione e bere l'acqua dell'afflizione, tutti il vostro Maestro è qui, i vostri occhi la vedranno, le vostre orecchie lo udranno. E questa mattina il Maestro ci dice: beati gli afflitti, perché sarete consolati. Beati voi afflitti, perché avrete la consolazione. Chi ci consola? Chi ci può consolare se non Dio, che è il nostro Creatore e Signore, che ci conosce in fondo, sa i meandri del nostro cuore, ed è che dispone i tempi e le stagioni, dispone tutto nel mondo. Chi ci può consolare? C'è il nostro Dio, il Dio di ogni consolazione, che ci consola con ogni genere di consolazione, in ogni genere di afflizione e di tribolazione. Ed è Lui che noi attingiamo ogni giorno, ed è Lui che attraverso il mistero della croce del suo Figlio ci porge la fontana d'acqua viva, da cui attingiamo forza, vigore, per consolarci noi e per poter consolare gli altri. Essere consolatori, una volta consolati, ed esercitare il ministero dello Spirito, che è proprio Lui il grande consolatore. Fratelli e sorelle, non possiamo essere consolatori degli altri se non siamo consolati da Dio, con la consolazione che viene dall'alto e passa attraverso il mistero pasquale. Questa mattina io voglio condurvi per questa via della consolazione e vorrei tanto per iniziare dare uno sguardo alla liturgia celeste, dove la consolazione è consumata, dove Dio, come dice il testo, erge le lacrime da ogni volto, dove non ci sarà più pianto, ma delizia nel Signore. Assistiamo per un momento la liturgia celeste. Perché? Perché la liturgia terrena, come ci insegna il Catechismo della Chiesa Cattolica, e partecipazione alle liturgie celeste attorno all'unico luogo. E non c'è fonte più grande di consolazione per noi quanto questa liturgia per celeste, perché le nostre messe sono liturgie celeste e liturgie terrestre, dove interviene Dio con gli angeli, con i santi, e dove interveniamo noi attorno all'unico liturgo, Cristo Signore, l'agnello immolato. Ma ci stiamo per un momento ad un tratto di questa liturgia celeste. Andiamo sulla terra e vediamo che è qui,
che si prepara queste liturgie celeste per noi mediante lo stesso Spirito che ordina le liturgie celeste. Leggiamo un testo dell'Apocalisse e con la mente rivolta al cielo beviamo un momento questa visione. Capitolo quinto dell'Apocalisse. Leggiamo un po' tutto. Ecco, anticipo, c'è il libro che è dato. Nessuno può aprire questo libro. Finalmente una voce dice: c'è uno che può aprire il libro sigillato, ed è l'agnello, e l'agnello entra, apre i sigilli di questo libro. E allora succede in cielo la grande festa, perché si è trovato l'agnello che apre i sigilli. Vediamo quello che succede in cielo quando si cominciano a vedere le cose meravigliose, perché l'agnello ormai ha preso il libro in mano. E vidi nella mano destra di colui che era assiso sul trono un libro a forma di rotolo, scritto sul lato interno e su quello esterno, sigillato con sette sigilli. Vidi un angelo forte che proclamava a gran voce: chi è degno di aprire il libro e scioglierne i sigilli? Ma nessuno, né in cielo né in terra, né sottoterra, era in grado di aprire il libro e di leggerlo. Io piangevo molto, perché non si trovava nessuno degno di aprire il libro e di leggerlo. Uno dei vegliardi mi disse: non piangere più, ha vinto il leone della tribù di Giuda, il germoglio di Davide, e aprirà il libro e i suoi sette sigilli. Poi vidi, ritto in mezzo al trono, circondato dai quattro esseri viventi e dai vegliardi, un agnello come immolato. Egli aveva sette corna e sette occhi, simbolo dei sette spiriti di Dio mandati su tutta la terra. E l'agnello giunse e prese il libro dalla destra di colui che era seduto sul trono. E quando l'ebbe preso, i quattro esseri viventi e 24 vegliardi si prostrarono davanti all'agnello, avendo ciascuno un'arpa e coppe d'oro colme di profumi, che sono le preghiere dei santi. Cantavano un canto nuovo: tu sei degno di prendere il libro e di aprirne i sigilli, perché sei stato immolato e hai riscattato per Dio con il tuo sangue uomini di ogni tribù, lingua, popolo e nazione, e li hai costituiti per il nostro Dio un regno di sacerdoti, e regneranno sopra la terra. Durante la visione poi intesi voci di molti angeli intorno al trono e agli esseri viventi e ai vegliardi. Il loro numero era miriadi di miriade e migliaia di migliaia, e dicevano a gran voce: l'agnello che fu immolato è degno di ricevere potenza e ricchezza, sapienza e forza, onore, gloria e benedizione. Tutte le creature del cielo e della terra, sottoterra e nel mare, e tutte le cose ivi contenute, udii che dicevano: a colui che siede sul trono e all'agnello, lode, onore, gloria e potenza nei secoli dei secoli. E i quattro esseri viventi dicevano: amen. E i vegliardi si prostrarono in adorazione. Ecco un tratto della liturgia celeste. Al centro c'è l'agnello che apre il libro della storia, il libro della vita.
i quattro esseri viventi, i vegliardi, gli angeli, meriade, miriade, meriade, i santi si associano alla loro, non solo, ma tutto il cosmo si associa a loro. Tutte le cose che sono in cielo, in terra, nel mare, negli abissi, prendono voce e tutti gridano gloria, gloria a colui che siede sul trono e all'agnello. E tutti rispondono amen, amen, amen. È la liturgia celeste. Che cosa di simile viene nella liturgia terrena? Se noi la viviamo bene, perché è lo stesso agnello immolato che apre il libro e lo annuncia, annuncia i decreti del Signore, è lo stesso agnello immolato e nella liturgia terrena non manca il Padre, il Verbo, lo Spirito, non manca Maria, non mancano i santi, non mancano gli angeli, ma ci aggiungiamo noi. E la liturgia terrena che si innesta in quella celeste e che noi viviamo in questo viaggio terreno pallidamente in attesa di godere poi della liturgia celeste. La Santa Messa che noi celebriamo è realmente il luogo della salvezza, il luogo della consolazione, il luogo della gioia. Se noi viviamo bene la Santa Messa, se noi beviamo alle sorgenti che sgorgono dall'agnello, allora noi beviamo la consolazione, beviamo la vita e siamo in grado di poter consolare gli altri, di poter dire agli altri qual è la fonte della consolazione, il mistero pasquale che si attua nel tempo. E in cui tutti veniamo innestati, perché siamo diventati anche noi un regno di sacerdoti, come dice il testo, hai fatto di noi un regno sacerdotale. Tutti siamo diventati sacerdoti. Diventiamo sacerdoti con l'Eterno Sacerdote e celebriamo le nozze dell'Agnello, la festa dell'Agnello, ecco il luogo della consolazione. Se noi sappiamo vivere la liturgia sacrificale, la liturgia della Messa, con questo spirito che ci è stato indicato. E adesso scendiamo un momento qui sulla terra. Avete notato quella gioia che scaturisce nei nostri cuori dopo una liturgia ben celebrata? Parliamo di qualunque liturgia, ma soprattutto della liturgia sacrificale, la liturgia eucaristica, che è il culmine di ogni liturgia. C'è una grande gioia se noi abbiamo partecipato bene dopo una messa pontificale celebrata bene, oppure anche dopo una semplice nostra messa cosiddetta carismatica, dove noi ci siamo immersi nel mistero di Cristo, dove noi abbiamo ascoltato la parola di Dio, dove siamo entrati in comunione gli uni con gli altri. Una luce nuova splende nei nostri volti, un'ondata di gioia pervade il nostro cuore e usciamo dalla messa come trasformati. Portiamo qualche luce di cielo quando usciamo da una messa o da una liturgia così ben celebrata. Gli altri prima se ne accorgevano e dicevano che le nostre messe avevano un altro sapore e quando noi uscivamo dalla messa eravamo esultanti, gioiosi, luminosi, diversamente da quando si usciva dalla messa domenicale, mogi mogi,
ognuno per conto proprio, perché il rito era finito. È una pallida idea del valore che noi annettiamo alla celebrazione eucaristica, perché là è il luogo della salvezza, è il luogo dove Dio incontra l'uomo e dove noi ci incontriamo tra di noi. Perché che cosa è successo? Sono successe tre cose. Ognuno di noi è stato tratto dal proprio isolamento, dalla propria solitudine. Ognuno è stato tratto dal proprio vuoto, è uscito. Ognuno di noi si è incontrato con Dio, col Padre, col Figlio e con lo Spirito. Ognuno di noi si è incontrato con gli altri, è entrato in comunione. Comunione Dio, perché Dio è comunione. E abbiamo sentito un poco dell'ebbrezza divina. Abbiamo sentito di essere quelli che dobbiamo essere, figli di Dio, cittadini del cielo, fratelli tra di noi, tutto una cosa sola in Cristo Gesù, davanti al Padre che ci abbraccia e ci inonda del suo Spirito. È successo questo. E allora l'invito che io vorrei rivolgervi e di attingere forza dal Signore alle fonti della consolazione e seguire bene la liturgia sacrificale, perché è la fonte più grande, più bella, più completa della nostra consolazione. E vi dico che personalmente possiamo essere consolati in tutti i generi di afflizione in cui noi ci troviamo, immergendoci nel mistero pasquale che si celebra ogni giorno nella Santa Messa, e tutti possiamo attingere luce, forza per poter consolare gli altri. Chi non trova consolazione nel Santo Sacrificio non è in grado di poter consolare gli altri, perché non ha attinto la forza dal mistero eucaristico. Non è in mano la consolazione del Padre, del Figlio e dello Spirito, non può consolare gli altri. Sarà consolazione umana, consolazione terrena, potrà dire parole consolatorie, ma non può trasmettere la consolazione che viene da Dio. E adesso percorriamo un poco così il cammino della Santa Messa. Che cosa avviene? Innanzitutto il sacerdote che rappresenta Cristo, che apre il libro dei sette sigilli, dice a tutti: il Signore Dio uno e trino è con voi. Dio è con noi. E poi incomincia: nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre, la consolazione del Santo Spirito sia con tutti voi. E con tutti voi. Già siamo immersi nel mistero trinitario, immersi nella grazia di Cristo, nell'amore di Dio Padre e nella consolazione e comunione dello Spirito Santo. Ma noi siamo impuri, non siamo mondi, non abbiamo le veste candide. Chi sono questi? Capitolo 7, subito. Chi sono questi? I quali sono bianco vestiti? Sono quelli che hanno lavato e loro vesti nel sangue dell'agnello, e lo seguono e cantano il cantico nuovo, il canto dei redenti. Ecco, ci si invita a immergersi nel sangue dell'agnello per essere purificati,
ma è tutta la corte celeste che te richiede. Perché la liturgia terrena e la liturgia celeste insieme, come dice il catechismo della Chiesa Cattolica. Viviamo insieme attorno al liturgo unico Cristo. Viviamo insieme il mistero pasquale, che è il mistero della salvezza. In cielo è compiuto, in noi si deve compiere. Confesso a Dio potente, alla beata sempre verde Maria, gli angeli, i santi, che io sono molto peccatore, per mia colpa, per grandissima colpa, e supplico, perché io sia lavato dei miei peccati. Ed è Gesù che dava la sua sposa per rendere pura, santa e senza macchia, perché possa celebrare con lo sposo le nozze, possa gioire, che una volta fatti, perdonati, ecco, scaturisce dal nostro petto l'inno della gloria. Allora intervengono gli angeli, i santi, i vegliardi, in questa gloria che noi così cantiamo, gloria a Dio nell'alto dei cieli, pace in terra agli uomini. Ecco il gloria, il canto della gioia. Ci immergiamo così, così nella gioia di Dio, nella vita divina. Poi ci sediamo di nuovo, dopo che il sacerdote ha raccolto nella colletta i pensieri di ciascuno per offrirlo al Padre. E qui termina la prima parte. Adesso interviene il Signore. Attenti che il Signore vi parla. Shema Israel, Shema Israel. Il Signore è qui, ascolta Israele. Ecco la parola di Dio. La prima grande consolazione per noi è la parola di Dio, la parola che dà la vita. Quella parola possiamo leggerla da noi, però lì viene proclamata la parola. E allora il atteggiamento nostro è quello del profeta Geremia o del profeta Ezechiele, che conoscono la parola. La parola di Dio è il verbo di Dio, che è sempre rivolta prostondeon, che dimora nel seno del Padre, ma che risuona qui sulla terra. La parola di Dio è che la radice di tutte le cose, perché le cose avvengono perché si compie la parola di Dio. Non è dichiarativa o confermativa di un evento la parola di Dio, ma è effettuale. Questo avvenne perché si adempisse la parola del Signore detta per mezzo del profeta. Quando la parola di Dio scende è un evento cosmico. Ricordate i testi, un testo del Vecchio Testamento e del Nuovo Testamento. Ezechiele annota il giorno tale, ora tale, in questo luogo, mentre mi trovavo nel torrente, la parola di Dio è piombata su di me. Un evento più importante di tutti gli eventi. Ricordate l'introduzione che fa Luca, il ministero di Giovanni, mentre era imperatore a Roma, mentre era governatore della Galilea, della Traconite, questo, 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 mentre era sommo sacerdote, Caifa, ossia da tutte le circostanze storiche e diciamo geografiche, la parola di Dio scese su Giovanni. Ecco, la parola di Dio scese su Giovanni, è un evento cosmico, più che qualunque altro evento, più che qualunque altro terremoto che può succedere sulla terra, la parola di Dio è su Giovanni. Questa parola di Dio risuona, ha risuonato nel mondo fin dagli inizi,
risonata con i fatti di Dio, perché fatto e parola è la stessa cosa, dall'altra. È risonata attraverso i profeti. Ma i profeti hanno parlato perché sono la voce di Cristo. Dio che ha parlato per mezzo dei profeti. Ecco, le dice il prologo, la lettera di Efei, in questi ultimi tempi ha parlato attraverso lo stesso tuo figlio, che è emanazione della sua sostanza, del verbo di Dio, che ha fatto sentire se stesso attraverso i profeti nei secoli. Adesso lui stesso parola è comparso in mezzo a noi e ha parlato. Questa è la parola. E quando noi ascoltiamo la parola, sia quella profetica, sia quella apostolica, sia quella evangelica, è Cristo che ascoltiamo. Shema Israel, Shema Israel. Diceva Geremia, quando la tua parola mi venne incontro, io mi avventai questa parola, la ingoiai, perché era scritto sulla mia testa, sulla mia fronte, il nome di Dio, e perché sentì in quella parola il miele, la dolcezza profonda, era Dio che io mangiavo e bevevo. Ventai su quella parola, e quella parola si pone nel profeta e diventa profezia, parola di verità, parola di Dio rivelata agli uomini. Lo stesso succede in Ezechiele capitolo 3, vero libro, in quel libro c'è la parola di Dio. Apre la bocca, l'ingoia, e diventa miele della sua bocca. Ma poi il suo ventre sente il bisogno di eruttare questa parola. È una parola ricevuta, è una parola digerita, è una parola vissuta, è una parola che poi di nuovo viene proclamata, perché diventa vita per gli altri. Lo Spirito mi condusse a Tel Aviv, verso i deportati, e di là cominciai la parola. Ascoltate la parola di Dio, chi l'ascolta vive, chi non l'ascolta è morto. Ecco la parola di Dio. Questa parola di Dio ci viene annunciata dall'ambona. C'è la parola profetica, la parola apostolica, ma il Vangelo è la parola di Cristo stesso che parla al suo popolo. È in quel momento Cristo che parla e ci insegna, ci illumina, ci dà vita, ci comunica la parola, la mette dentro di noi perché noi viviamo dalla sua parola. Quella parola ci consola, ci trae fuori dalla nostra solitudine, ci mette in comunione con Dio, comunione con Dio. Ecco allora che questa parola che ci nutre ci accompagna nel santo sacrificio. Poi vedremo gli effetti che vengono prodotti in noi. Ci accompagna nel santo sacrificio e noi offriamo a Dio tutto, le primizie della terra, offriamo il pane e il vino, offriamo tutti i bisogni della Chiesa, perché già siamo in comunione con tutti, siamo usciti dal nostro isolamento, dalla nostra incomunicabilità, che è il grande peccato del mondo di oggi, e veniamo in comunione con tutti. Sentiamo i nostri bisogni di tutto il mondo. Siamo in comunione con tutto il cosmo, con tutti gli uomini, e tutti ci presentiamo davanti a Dio. Pregate, fratelli,
perché il mio è vostro sacrificio. Sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Ecco, il sacrificio che noi offriamo è il sacrificio di Cristo, capo e membra. Cristo è liturgo, noi tutti siamo concelebratari perché siamo i sacerdoti del Nuovo Testamento. Il Signore ha fatto di noi un regno sacerdotale. Nel battesimo partecipi ci ha reso del suo sacerdozio e noi siamo in grado di celebrare la messa insieme con Cristo, il grande liturgo. E più subito lode, la grande lode, il prefatto che è molto importante, perché si ringrazia Dio per le tre opere grandi: l'opera della creazione, l'opera della redenzione, l'opera della santificazione. E termina questa lode, la grande lode, nel disagio, quello che i serafini cantavano nella liturgia del Tempio, nella visione di Isaia VI, Kadosh, 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 santo, santo, santo il Signore degli eserciti. Ecco, ci immergiamo in Dio, nella santità di Dio. È il momento grande, il momento della venuta del Verbo che si incarna in quel momento sull'altare. Le mani del sacerdote diventano le mani, meglio il grembo di Maria. Scende lo Spirito Santo nella prima epiclesi, momento bellissimo, la discesa dello Spirito. In quel momento è lo Spirito che fa il Cristo, che crea il Cristo nel sacerdote. Il sacerdote pronuncia la parola e lo Spirito crea il Verbo di Dio nelle mani del sacerdote, il quale viene coinvolto: questo è il mio corpo. Il sacerdote in quel momento è Cristo. Questo è il mio corpo, questo è il mio sangue, il sangue della nuova alleanza. E tutti cantano, tutti siamo coinvolti. A volte il canto in lingue, poi quei versetti che noi vogliamo cantare è l'acclamazione, perché Cristo è venuto sulla terra, il mistero pasquale al centro. L'agnello immolato è sull'altare e continua la Santa Messa. Termina il canone ed ecco il momento fatidico. È il Padre che guarda suo figlio e nel suo figlio guarda tutti noi. È il momento della grande fratellanza. Tutti siamo figli di Dio. Tante volte noi facciamo il gesto di tenersi per mano. È la grande famiglia che attorno a Cristo, davanti agli occhi del Padre, animato dal Spirito. E gridiamo: Padre nostro, tu sei il Padre nostro. E la preghiera insegnata sia da Gesù. E poi le preghiere, è fatta al Padre, la preghiera è fatta al Figlio, per la pace, e poi l'abbraccio, la verifica. Che tutti siamo in comunione gli uni con gli altri, perché se non siamo in comunione gli uni con gli altri non possiamo accostarci all'Eucaristia. Quello è il momento della verifica. Già il diacono aveva detto nelle antiche liturgie, proprio quando comincia la parte eucaristica: fuori i cani, fuori i peccatori, resto dei santi. È la prima verifica. La seconda verifica è priva della comunione. Siate in pace gli uni con gli altri,
perché chi non è in pace non può trasferire la pace di Dio all'altro, non può essere strumento di Dio, non può dare il bacio. Nella liturgia c'è una bellissima preghiera, la preghiera del bacio, così anche la liturgia di Serapione di Tumuis, la bella preghiera, la preghiera del bacio, che è una preghiera bella, che forse noi non viviamo bene. Non è un bacio umano quello, è un bacio sacro, carico di mistero, è il bacio del Padre che viene trasmesso attraverso le nostre labbra o le nostre braccia al fratello. Il Padre ti abbraccia, il Padre ti riconosce per figlio. Siamo in comunione gli uni con gli altri nell'unico verbo fatto carne. Siamo una famiglia sola, siamo tutti in pace, possiamo mangiare adesso nel corpo del Signore, possiamo vivere di Lui. E Gesù che attua quello che diceva nel discorso di Cafarno: chi mangia la mia carne e il mio sangue ha la vita eterna. Mangiamo Cristo, viviamo Cristo e la ierogamia. Ierogamia, che significa l'unione intima tra lo sposo e la sposa, l'unione maritale in cui il corpo dello sposo si unisce al corpo della sposa e comunica la vita. Nel battesimo abbiamo le nozze celebrate, nella cresima abbiamo il dono dell'amore, nell'Eucaristia il dono del corpo. Noi offriamo il nostro corpo al Signore, e il Verbo di Dio offre il suo corpo immolato, sacrificato, puro e santo a noi, perché noi viviamo di Lui, nella sua santità, nella sua purezza, nella sua passione, nel tempo, per essere partecipi della sua gloria nell'eternità. È il momento più bello in cui noi siamo consolati, perché siamo tratti dalla nostra solitudine, diventiamo qualcuno, diventiamo figli di Dio, fratelli di Cristo, membri dell'unico corpo, diventiamo Dio. Il momento è la realizzazione dell'uomo, la più alta realizzazione dell'uomo. Siamo qualcuno e siamo tutti una cosa sola. Non c'è più solitudine, non c'è più incomunicabilità, non c'è più vuoto. I tre grandi mali che tormentano l'uomo di oggi, soprattutto la solitudine, che è il tormento, il vuoto dentro di noi prodotto dal peccato che non c'è più, e la comunione tra di noi. Siamo tutti una cosa sola. Tutto opera nello Spirito che ti prepara. C'è una bella espressione di San Francesco d'Assisi. Lui diceva così: che lo Spirito Santo non può avvicinarsi all'Eucaristia, perché il Dio che prepara all'Eucaristia, lui che è Dio, che riceve l'ospite dentro di noi, per cui siate tutti nello Spirito Santo in quel momento, perché sia lo Spirito ad accogliere l'ospite divino, il Verbo di Dio. Una bella intuizione che ritroviamo nel Catechismo della Chiesa Cattolica, quando parla dell'opera dello Spirito nella liturgia. Nella liturgia è lo Spirito Santo che fa tutto, ci dà la parola, crea comunione tra di noi, ci prepara individualmente, ci lava dei peccati, attira Cristo. È Lui che congiunge il Verbo di Dio con noi, è ierogamo, colui che unisce il Verbo di Dio a noi, è Lui che fa il corpo di Cristo,
è lui che santifica il nostro corpo, è lui che congiunge il corpo nostro col corpo di Cristo e deposita in noi la vita. Allora il mistero è compiuto. Il mistero è compiuto, noi siamo i viventi di Cristo. Ecco la liturgia eucaristica. Poi la conclusione. La messa è finita, ma continua la vita. Adesso andate. Voi che avete attinto alle sorgenti della salvezza. Voi che avete attinto la consolazione, siete in grado di consolare gli altri. Fratelli e sorelle, tante volte noi siamo desolati, turbati. Non c'è luogo migliore per trovare la consolazione se non la Santa Messa. Lì c'è il perdono di Dio se sei angustiato. Lì Cristo che ti prende con sé e ti sottrae la tua solitudine, ti dà un nome nuovo. Ti dà il tuo nome, tu sei di Cristo. Là trovi il tuo Santo Spirito che dà la vita, là tu ritrovi tutti i fratelli. Sei in comunione con tutti i fratelli, non sei più solo. I grandi mali che tormentano oggi l'umanità non ci sono più. L'ho detto, l'isolamento, grande male nostro. Nell'era in cui noi ci troviamo, l'era della comunicazione, di internet, l'uomo resta sempre solo. Solo. Quando entra nella sostanza è solo. La solitudine è il grande male sociale di oggi. I sociologi lo chiamano il male del secolo. Ma la solitudine è l'isolamento. Perché la solitudine può essere anche salutare. Nella solitudine ci può essere anche Dio. Non è sempre assenza di Dio. Può essere anche presenza di Dio. E nella solitudine il monaco ha presente tutto l'universo, ha presente tutto il cosmo. Nell'era di San Francesco sentiva la fratellanza universale, amava tutti gli uomini, chiamava tutti fratelli e sorelle, teneva questa fratellanza, fratello sole, sorella luna, la madre terra, l'erba, i fiori, tutto era in comune. Era la comunione. Egli comunicava con tutte le creature. L'incomunità nostra, che è il grande male. In quest'epoca della comunicazione noi ci chiudiamo in noi stessi. Non comunichiamo con gli altri. Ci assediamo dentro di noi stessi. Non siamo compresi dagli altri. Ecco allora il luogo dove noi entriamo in comunione gli uni con gli altri. E siamo con Cristo tra di noi. Una cosa sola. Consolati così, siamo in grado di consolare gli altri. Cinque minuti ancora. Prendete in mano la lettera secondo ieri ai Corinzi, i primi versetti del capitolo primo, dal 3 al 7. Dove si parla di Dio consolatore, la consolazione, sì. La citazione, primo capitolo, della seconda lettera di Corinzi, 3, 7. Proclamiamo questa parola, che meriterebbe un lungo discorso, ma che noi restringiamo in poche parole. Noi siamo chiamati ad esercitare il ministero della consolazione. Quale consolazione? Quella che passa attraverso il mistero pasquale. C'è una consolazione umana, c'è una consolazione terrena, c'è una consolazione diabolica, ma non sono queste tre consolazioni che possono consolare l'uomo. L'unica consolazione è quella divina, quella che scende dal Padre. Leggiamo il testo. Ripetiamo, seconda ai Corinzi,
capitolo primo, 3:7. Sia benedetto Dio, Padre del Signore nostro Gesù Cristo, Padre misericordioso e Dio di ogni consolazione, il quale ci consola in ogni nostra tribolazione, perché possiamo anche noi consolare quelli che si trovano in qualsiasi genere di afflizione con la consolazione con cui siamo consolati noi stessi da Dio. Infatti, come abbondano le sofferenze di Cristo in noi, così, per mezzo di Cristo, abbonda anche la nostra consolazione. Quando siamo tribolati, è per la vostra consolazione e salvezza. Quando siamo confortati, è per la vostra consolazione, la quale si dimostra nel sopportare con forza le medesime sofferenze che anche noi sopportiamo. La nostra speranza nei vostri riguardi è ben salda, convinti che come siete partecipi delle sofferenze, così lo siete anche della consolazione. Gli afflitti perché saranno consolati. Ecco in queste pericope 10 volte c'è consolazione associata a 3 termini: tribolazione, afflizione, sofferenza. Perché la sofferenza di Cristo è pane quotidiano per il cristiano. Quando Pietro scrive come anziano, io Pietro anziano scrivo agli anziani perché partecipe come della gloria di Cristo, così delle sue sofferenze. Dobbiamo far comprendere ai nostri fratelli che la nostra speranza non è qui sulla terra. La nostra speranza, come ci diceva il nostro fratello Fabio, è certezza, perché è la caparra dello spirito, è certezza nella parola di Dio. Beati gli afflitti perché saranno consolati, ma sono già beati ora, la beatitudine di ora, la consolazione piena sarà dopo, ma dobbiamo passare attraverso il mistero pasquale, la sofferenza, il pane quotidiano del cristiano, l'afflizione, la tribolazione di cui ci parlava Isaia. Ad esempio il vostro maestro, ma selezione capitolo 30, e mi partecipi della tribolazione, della sofferenza, ma vedete il vostro maestro, udete la sua voce, e venne la tribolazione, l'afflizione, la sofferenza, questa abbonda in noi, ma come abbonda la sofferenza, abbonda la consolazione, e la consolazione ci viene alla partecipazione a Cristo, al mistero pasquale. Il vero cristiano comprende questo. Noi consolatori nel ministero di consolazione dobbiamo comprendere questo, e per questo che partecipiamo alla Santa Messa, dove si rinnova il sacrificio di Cristo, dove Cristo rinnova la sua passione e morte e dove risorge. Per cui il corpo che noi prendiamo è pegno della gloria futura, è partecipazione alla morte e risurrezione di Cristo, ma è pegno della gloria futura. Ecco, fratelli e sorelle, la fonte da cui noi attingiamo la consolazione, la fonte a cui dobbiamo portare i nostri fratelli che si trovino in genere di afflizione o di tribolazione, ed è la fonte da cui attingiamo la forza di consolare gli altri, la parola di Dio, il corpo di Dio dentro di noi, la grazia dello Spirito Santo. Allora saremo consolatori ottimi, saremo come Isaia, colui che consolò gli afflitti di Sion,
e viene tramandato la sua memoria nelle sacre scritture come il consolatore di Sion, il consolatore dei suoi fratelli. Questo è il ministero dello Spirito che noi siamo chiamati ad esercitare insieme col grande consolatore Spirito Santo, ma è dall'Eucaristia che noi troviamo la forza ed è all'Eucaristia che dobbiamo condurre i nostri fratelli perché anch'essi bevano alla stessa fonte e siano consolati. Amen. Una mezz'oretta di pausa, così allarghiamo i polmoni. E come si fa con di controllare gli altri? Però chiunque può controllare, mi diceva, ci sono persone che hanno il carisma della consolazione, e cioè la parola unta dello Spirito che penetra e dà ai cuori tanta pace e tanta serenità. Però ciascuno di noi, per quanto può, deve consolare il fratello nell'ambito della carità fraterna. Scusate, nel frattempo accogliamo Maria che è arrivata adesso e vediamo se viene a sedersi qui. Benedetta colei che viene nel nome del Signore. Amen. Padre Matteo, siccome abbiamo capito l'importanza della messa, almeno spero, cioè non sarebbe meglio iniziare prima la Santa Messa e non prima di ogni incontro, diciamo, di preghiera carismatica? Le due celebrazioni sono diverse, noi le congiungiamo insieme per opportunità, però normalmente è meglio prepararci con la preghiera e poi concludere con la messa, però niente vieta per esigenze locali che prima si celebra la Santa Messa e poi corroborati dalla Santa Messa si continua a pregare. Sono le circostanze del luogo che consigliano prima la messa e poi la preghiera, pure prima la preghiera e poi la messa. Normalmente è così, prima la preghiera, poi la messa. Ma niente, anche vede che le due celebrazioni, quella liturgica e quella non liturgica, siano in tempi diversi. Anche in giorno di domenica salta il gloria, il credo e le preghiere dei fedeli. Fa la messa corta. Si sono rivolti al vescovo, il vescovo ha richiamato, ma quello continua. Beh, non so, bisogna rivolgersi al vescovo perché non è consentito defraudare i fedeli nella parte così importante e mutilare la liturgia. Però potrebbe anche darsi, come diceva uno che si lamentava che io non avevo detto il credo durante una messa feriale, con quale autorità ha tolto il credo, mi sono detto perché non ci andava. Non sempre si dice il gloria come nell'avvento, come nella quaresima, per cui bisogna stare attenti se le lamentele sono basate o non sono basate. La preghiera dei fedeli la domenica bisogna farla, ma negli altri giorni non è obbligatoria, per cui bisogna vedere se quello che dice qui la sorella risponde a verità. Ma se la verità è che nelle domeniche a piedi, con tutti i troppi piedi si azzompa il credo, la gloria, perché dei fedeli, questo non va.
perché non si può sopprimere nessuna parte della messa, il formulario è quello e bisogna rispettarlo. Padre Matteo, un consiglio per poter riuscire a far comprendere ai fratelli l'importanza dell'Eucaristia. Grazie. Consiglio. Abbiamo detto il consiglio di partecipare all'Eucaristia. Non abbiamo parlato poi noi della comunione. Non abbiamo avuto il tempo, perché la comunione per noi è appunto, diciamo, cruciale. Abbiamo detto che c'è la comunione tra il corpo di Cristo e il corpo nostro. Abbiamo accennato, quando dice San Francesco, che lo Spirito Santo che deve prepararci a ricevere Gesù. Però non abbiamo detto quali sono le condizioni per accostarsi alla comunione. Abbiamo detto si accostano i santi, ma chi sono i santi? Quelli che vivono anche santamente, perché il corpo di Cristo, ricordiamo il bellissimo testo di Paolo ai Corinzi, prima lettera 11, dove si parla delle condizioni per accostarsi al corpo del Signore, e quella è la prima relazione sul sacrificio eucaristico scritto nel 57 da Paolo, prima ancora dei Vangeli. Lui trasmette quello che gli è stato già trasmesso, il valore della tradizione. E poi dice che bisogna stare attenti a discernere il corpo del Signore, perché chi si accosta all'Eucaristia si accosta a un corpo attivo, vivo, fa bene o fa male. Possiamo qui accennare al cammino della comunione. La comunione ha un cammino dentro di noi, c'è una semplice unione, prima tappa del cammino, poi c'è la seconda tappa, la comunione col corpo e sangue di Cristo vissuta, poi la terza tappa è la trasformazione. Tante persone arrivano soltanto al primo traguardo, l'unione, senza entrare in comunione di vita. Tanti arrivano alla comunione di vita ma non alla trasformazione, mentre il cammino normale dell'Eucaristia è la trasformazione, secondo il detto di Agostino, sumus quod sumius, siamo quello che sumiamo, diventiamo Cristo, e questa è opera dello Spirito che forma in noi l'icona di Cristo, l'immagine perfetta di Cristo, sacrificato e glorificato. Abbiamo l'opera dello Spirito Santo, il quale innesta in noi i pensieri di Cristo, Lettera ai Corinzi, prima lettera, secondo capitolo, versetto 16. Noi abbiamo il pensiero di Cristo, poi tocca la volontà, l'opzione fondamentale di Cristo diventa la nostra opzione fondamentale, poi tocca il cuore, i sentimenti umani vengono sostituiti dai sentimenti di Cristo, soprattutto viene innestato in noi l'obbedienza, che è la caratteristica di Cristo. L'uomo sempre rivolto a Dio, al Padre. Poi i sensi vengono toccati, vengono purificati, vengono conformati ai sensi di Cristo, vengono sviluppati i sensi spirituali, cinque sensi spirituali, di cui parlerà Sant'Agostino domani nella lettura dei cinque sensi spirituali. La lettura delle confessioni. Poi il corpo stesso viene configurato a quello di Cristo, e l'ultimo tocco lo darà lo Spirito
quando risusciterà i nostri corpi, come ha risuscitato il corpo di Cristo. È una lenta trasformazione che avviene in noi, e questa trasformazione avviene attraverso l'Eucaristia. È chiaro che c'è questo un cammino a ritroso, un cammino di perversione, perché è un corpo attivo. E il primo cammino a ritroso è questo: si produce in noi la cauterizzazione, è un fenomeno brutto, ci assuefacciamo all'Eucaristia, facciamo la comunione per abitudine e allora non percepiamo la forza dell'Eucaristia, lo prendiamo come un corpo qualunque, come un'abitudine qualunque, una emozione qualunque. E allora il corpo di Cristo produce in noi questa assuefazione per cui non percepiamo più i tocchi dello Spirito.